Ciao Bethesda.it, finalmente dopo averlo spostato e rispostato è arrivato il film sposato da Ryan Reynolds in veste di produttore e anche interprete, Free Guy, diretto da Sean Levy, regista che ha cominciato alla fine degli anni 90, primi anni 2000 con commedie sentimentali e poi è entrato dentro il cinema dell'effettistica speciale sentimentale, però perché lui è l'uomo anche della nostalgia, lui è uno degli artefici dell'immortalità, del revival degli anni 80 con Stranger Things. Un revival che non ci lascia ormai da 16 anni, partito nel 2005 con Notte prima degli esami di Fausto Brizzi. Anche Sean Levy ha partecipato, benissimo peraltro perché Stranger Things ci piace, e al revival degli anni 80. È un ragazzo degli anni 80 perché è classe 1968, quindi li ha vissuti da adolescente, partendo proprio dal 1980 in cui aveva 12 anni. Free Guy è un film per 12 anni sì, ma anche per decenni sì, ma anche per 11 anni sì, forse anche 13 anni. È un film molto carino su un personaggio non giocante di un open world ambientato a Free City, dove immaginate un GTA meno nichilista, dove puoi andare a rapinare, puoi andare a fare tante avventure, però d'ambientazione moderna, metropolitana, c'è una Boston molto solare, anche molto leggera nella palette cromatica scelta dai registi. Qui Camiciola Guy, sì, lo chiameranno così, è un bancario, è un impiegato di banca che è molto carino, si butta sempre per terra quando entra un rapinatore, ha un amico che è un poliziotto che si leva sempre il cinturone e fa cadere la pistola quando entrano i rapinatori, e i due bevono il caffè, i due si alzano la mattina, Guy sceglie la camicia sempre uguale, è in un appartamentino in un grattacielo sempre uguale, le sue giornate sono sempre uguali. Awesome! Urlava Emmett Brigoski in Lego Movie. Sì, anche Free Guy fa parte di questa tradizione del prigioniero felice dentro una realtà, un paradiso artificiale. È bella questa idea perché ovviamente, come sappiamo, nasce e si sviluppa alla fine degli anni 90 con Truman Show, anche il nostro Nirvana di Gabriele Salvatores, che peraltro vede il personaggio di Solo di Diego Abbatantuono essere proprio un personaggio di un videogame, che chiede a Christophe Lambert, il creatore del videogame, ma io sono un personaggio, e vuole entrare in relazione con lui, vuole capire se è libero o no. E poi abbiamo visto, dopo questa partenza molto adulta, anche Cyberpunk e sul reality show, quindi Nirvana 97 e Truman Show 98, dopo abbiamo visto questo tema affrontato più dentro il mondo del videogame. Ralph spacca tutto, Ralph che capisce che la sua vita è solitaria, e poi e là entriamo nel filone anche dei cattivi, raccontiamo i cattivi in modo diverso. Lego Movie, Emmett Brikowski, awesome, che capisce che forse non tutto è awesome, non tutto è favoloso, e si renderà conto di stare dentro un gioco. Bellissimo finale, Lego Movie 2014, Ralph spacca tutto 2012, e poi Ready Player One, ovviamente il rapporto con il videogaming, chi siamo noi, chi sono loro.